Nel corso di una conferenza stampa questa mattina a Pescara, il consigliere regionale dell'UDC DC Marianna Scoccia ha ufficializzato la decisione di uscire dalla maggioranza di centrodestra, spiegandone le motivazioni sia politiche sia amministrative. Scoccia ha comunque ribadito il suo impegno di essere sempre dalla parte degli abruzzesi. Queste le sue dichiarazioni. Di fatto oggi è un po' una presa di coscienza che faccio a me stessa. Sapete tutti quello che è accaduto dall'inizio della presentazione della lista fino ad oggi, ormai è passato un anno e mezzo. Ho sperato fino alla fine che le cose potessero cambiare, ma purtroppo nei fatti non è stato così. I fatti sono chiari, è evidente a tutto quello che è accaduto. Io oggi ho dato delle motivazioni, darò delle motivazioni non solo politiche ma anche amministrative. Sapete tutti che io su alcuni temi sono andata in contrasto da subito con questa giunta, soprattutto sul tema della sanità. Noi abbiamo avuto un assessore completamente assente, se non con qualche fugace apparizione pascolante all'interno degli uffici regionali. È stata affrontata questa epidemia con molta superficialità, lo dimostra il fatto anche con il quale noi non abbiamo ad oggi un piano di emergenza Covid, se non un'ordinanza di pochissime paginette, di ben 4 paginette, quindi questo ha dimostrato con quale superficialità questa giunta ha affrontato questa emergenza. Così come, se non parlare, per non parlare dei dispositivi di sicurezza, abbiamo mandato il personale sanitario in guerra senza armi. Così come per la diagnosi del virus, l'assessore Verì, piuttosto che pensare di mettere in campo uno screening su tutta la popolazione, ha ben pensato di attaccare me per ben vari diversi giorni sulla stampa, me in qualità di sindaco, che invece ho pensato di prepararmi e acquistare gli screening, i test diagnostici da fare sulla mia popolazione. Beh, io tutto questo non lo affronto, non ci sto più, e quindi la mia coscienza mi impone di abbandonare questa maggioranza, ma soprattutto a vedere un presidente di regione, Marco Marsilio, che oggi non è al fianco degli abruzzesi ma è al fianco di Giorgia Meloni. Ebbene sì, l'Abruzzo è il bancomat di Fratelli d'Italia, lo si vede attraverso le varie nomine che sono state fatte ai direttori generali della ASL. Emblematico il fatto che oggi ci sono persone di Roma che ricoprono dei ruoli importanti. Io sfido chiunque a pensare che in Abruzzo non ci sono delle personalità in grado di stare in quei ruoli. E quindi io, per questi motivi e per tanti altri, ho deciso di abbandonare la maggioranza in maniera definitiva, e già dal prossimo Consiglio regionale siederò sui banchi dell'opposizione. Al momento farò il passaggio all'opposizione e comunque manterrò il simbolo dell'UDC, anche perché quello che sto dicendo oggi è una conferma di quello che ha già detto l'onorevole Cesa ai tempi quando si è trattato di darmi la mia commissione, la presidenza della commissione, che poi in realtà non mi è stata data, per cui è semplicemente una conferma. Io ho sempre avuto ottimi rapporti sia con l'onorevole Camillo D'Alessandro, così come tanti altri partiti. Sapete anche che io sono stata candidata all'interno dell'UDC come indipendente, perché abbiamo un gruppo di riferimento territoriale, e in questi giorni stiamo avviando comunque una fase di riflessione per vedere qual è lo scenario politico. No, io non tradisco nessun mandato, anzi lo vado a rafforzare, perché a me è stato dato un mandato dagli elettori, e cioè quello di stare al fianco degli abruzzesi. Siccome ci troviamo di fronte a un presidente che non è al fianco degli abruzzesi, io oggi devo necessariamente difendere questa regione, e lo farò dai banchi dell'opposizione, anche perché è lo stesso presidente Marsilio che da un anno dichiara, e abbiamo articoli di giornali che ce lo ricordano, dichiara che, soprattutto dopo la presentazione delle liste, che l'UDC sarebbe stata fuori dalla maggioranza. Tant'è che io in questi giorni non ho ricevuto una sola telefonata dal presidente Marsilio.